Eccoci, siamo arrivati alla seconda fase. Nuove falle, crescono i focolai, contagi in Veneto, ritornano tutti pessimisti, sta succedendo un casino, culle vuote dal virus, il titolo di Repubblica, torna il virus, gli errori di Zaia, dice il virologo Crisanti, l'apertura della stampa, la smetta di prendersela con i cittadini, poi che altro succede? Zaia stesso, il carcere agli untori. Sapete cosa è successo? Lo volete sapere cosa è successo? Che noi stiamo morendo di fame e qua abbiamo falle in Veneto, è ritornato il virus, eccetera. Cinque contagi. Cinque! Cinque positivi, porca miseria! Cinque positivi sono l'apertura di tutti i giornali. Cinque positivi, di cui un cretino che è malato, è andato in giro e ha infettato 200, no, ha contattato 200 persone, di cui 5 positive che sono sintomatiche per il momento. Lui è l'unico ospedalizzato perché ha avuto la febbre e se n'è fregato, non è stato in ospedale e ha fatto il cretino. Uno dovrebbe dire quello è un cretino perché se uno ha una polmonite e gira per la città è un cretino. Coronavirus o non coronavirus? Voleva lavorare, voleva darsi da fare, non aveva tempo da perdere. Però il punto fondamentale è che il punto macro è che ci sono 5 positivi. Sentite me. 5 positivi, però loro non te lo dicono, loro ti dicono il giornale unico del virus dice l'indice è salito a 1,63, posto che sopra l'1 c'è l'Emilia-Romagna, c'è il Lazio, ci sono tante altre regioni. Il pezzo, se voi andate a leggere, alcune persone oneste negli articoli spiegano che questo indice sale in maniera repentina, tanto minore sono i casi. Cioè, se abbiamo milioni di casi, l'1,63 è un numero enorme, ma con 5 casi o con quei pochissimi casi che ci sono in Veneto, 1,63 ha rilevanza statistica pari a zero. Ve lo dico perché è molto semplice. Se io guadagno 2 euro e l'anno dopo ne guadagno 4, posso dire ho aumentato del 50% il mio guadagno. È successa una cosa bella nella mia vita? No, ho semplicemente portato 2 a 4 euro, sempre morto di fame sono. Se io guadagno 1 milione di euro e l'anno dopo ho 1 milione e 100 mila euro di guadagno, ho guadagnato il 100 mila euro in più, che sono il 10%. 100 mila euro in più sono il 10%, 2 euro sono il 50%. Scusatemi, non vorrei sembrarvi pedante, ma è esattamente quello che noi indichiamo con l'1,63, che titolano tutti i giornali in cui nuove falle, crescono i focolai. Quanto ci godono i nostri giornali della seconda ondata, ma tutti si dimenticano la seconda ondata che sarebbe dovuta arrivare dopo i party, gli aperitivi qua ai Navigli, dopo la riapertura delle città. Evidentemente non ce lo toglieremo questo virus, ma a me del virus mi interessa poco ed è straordinaria l'idea che chi la pensa come me sia considerato un negazionista. Io non sono un negazionista manco per niente, quello che mi interessa è che stiamo morendo di fame, ma non ce ne accorgiamo, ce ne accorgeremo a settembre o a ottobre. La politica nel frattempo si fa, diciamo, vive in un altro mondo. Da una parte c'è il mondo della preoccupazione del virus e della politica tutta da sinistra a destra che non ha avuto il coraggio di dire che si poteva fare qualcosa di diverso, di più oculato, invece hanno gridato da destra a sinistra al lockdown di tutte le imprese con la paura incredibile, alcune volte la sottovalutazione all'inizio e alla fine la paura, diciamo cieca, per la quale comprensibilmente molti di noi hanno ancora paura. E quante persone avranno paura e domani diranno: avete visto, è ritornato in Veneto, è ritornato niente in Veneto, ci sono 5 contagi, 5 positivi e 86 persone in isolamento semplicemente per vedere se se lo sono preso. È mille volte meno grave. Oggi c'è una pagina intera, non vi dico qual è il giornale di oggi è stupendo, mi sembra che sia il Messaggero, ovviamente non è ricamata nelle prime pagine, quando il quotidiano nazionale di oggi fa vedere una pagina intera la strage dell'influenza nel 2015, quando morirono più italiani che in tutti gli altri anni. Sapete perché nel 2015 morirono tanti italiani in più? Perché non si vaccinarono gli anziani, i più deboli, e la strage vera l'abbiamo avuta nel 2015. Zitti e muti, ovviamente non abbiamo chiuso fortunatamente il paese, ma la vera strage è arrivata nel 2015 e quella di quest'anno sarà inferiore probabilmente a quella del 2015. La politica è tutta nel suo mondo. Oggi la Meloni annuncia sul Tempo con una lettera che ci sarà la manifestazione del centrodestra che dimostrerà di essere unita. Orlando, invece, è significativo, il vice segretario del Partito Democratico, la sinistra del Partito Democratico, che dice al Corriere della Sera: ora si dialoghi con Forza Italia. So quanto farà piacere questo, voglio dire, all'ala grillina. Io voglio capire come si fa a pensare al dialogo tra PD e Forza Italia e all'ala grillina. E poi c'è comunque invece il sempre
sempre il Duri e Puri, oggi sono rappresentati da Ezio Mauro su Repubblica, che ci dice che Berlusconi è cipria di un tardivo moderatismo. Non gli sta bene manco il Berlusconi moderato dell'ultima fase, quella del MES, quella delle larghe intese, e il Cavaliere che deve spiega appunto Mauro, per quale motivo un magistrato ha detto di essersi pentito dopo 7 anni del venuto, e sono state rivelate queste carte. Stiamo parlando della sentenza di Cassazione sulla frode fiscale, cioè il Cavaliere che deve spiegare perché sono uscite le carte oggi. Fantastico. Vespa sulla politica ci racconta un'altra cosa, cioè ci dice che l'alleanza tra il PD e il Movimento 5 Stelle, che è frutto ed è figlio di quell'incontro tra Conte e Zingaretti di un paio di giorni fa, che sembrava aver risolto i problemi politici, in realtà a quale titolo Conte, che sì è stato eletto dal Movimento 5 Stelle ma non è iscritto e non è e il suo leader, può prendere decisioni per il Movimento 5 Stelle? E dice però il problema vero è che se si perdono altre due regioni, Marche e Puglia, verosimilmente a settembre a favore del centrodestra, il PD si troverà a governare 4 regioni su 20 in Italia, sostiene Vespa, non è un bel andare. Il Messaggero invece ha un retroscena in cui dice che ci potrebbe essere un rimpasto, no? Il rimpasto, proprio la prima Repubblica straordinaria, e il sì al MES dei grillini, perché hanno paura che altrimenti il Cavaliere assumerebbe potere. Ma la cosa più divertente sul MES oggi è, più divertente si fa per dire, più interessante, è Dombrovskis, il vicepresidente, quello tosto, che parla a Fubini, l'europeista del Corriere della Sera, e io devo dire la verità, io l'ho letto, e questo dice: non c'è nessuna condizionalità, l'Italia prendasi 35 miliardi, che è una riduzione degli interessi importante, e questi 35 miliardi possono essere spesi per la sanità direttamente o indirettamente. Io ve lo dico e non so come dirvelo, toc toc, centrodestra, anzi leghisti e meloniani, io su questo facciamo un supplemento di indagine, perché mi sembra assurdo non utilizzare questi soldi. Questo dice che non ci sono. Ci sono 10 interviste in cui dice che ormai non ci sono condizionalità. Certo, non mi fidate di questi qua, sono d'accordo con voi, ma boh, carta canta, sono 10 volte che ce lo spiegano. Tra l'altro è inutile che continuiamo a raccontare questa balla dei bot autoctoni. Adesso c'è il BTP Futura di cui parlano tutti quanti i giornali. Ragazzi, questi titoli di Stato che vengono venduti agli italiani, in realtà devono garantire agli italiani tassi di interesse, come fu il vecchio BTP Italia, tassi di interesse superiori a quelli del mercato, il che vuol dire che comunque i contribuenti pagano di più per fare questa specie di grande battaglia autocratica. Boh, se vi piace a voi, io come contribuente non sono granché d'accordo. L'unica buona notizia oggi sul decreto fiscale è che finalmente questi scemi, questi cretini, si sono accorti che non funzionava incentivare soltanto le biciclette, no? La rottamazione delle biciclette e dei monopattini elettrici, di cui gran parte andavano all'estero, e quindi pare che abbiano messo, oltre a aver modificato, ma sarà un casino, ve lo annuncio, lo vedremo nei prossimi giorni, il bonus 110% per l'edilizia, hanno modificato, come si chiama, il bonus per le auto con più di 10 anni di vita. Pensate che in Italia il 50% delle macchine è maggiorenni, cioè ha più di 18 anni. Ebbene, era la cosa più chiara del mondo. Che cazzo fai tu se vuoi incentivare un'industria? Incentivi i monopattini fatti in Cina o la... Pensate che la BMW da sola, la sola BMW spende 4 miliardi di euro per le sue auto comprando componenti in Italia. Siamo pazzi a non incentivare il mercato dell'auto, perché anche quello straniero è italiano. Bene, ci sarebbe un incentivo di 3.500 euro per chi cambia una macchina con più di 10 anni e ne compra una Euro 6, sia diesel sia benzina. Cosa buona e giusta, perché le Euro 6 non inquinano, nonostante le minchiate raccontate dai pazzi grillini che ci... non tutti, quelli antisviluppisti, che voglio dire sono una minoranza, ma la più rumorosa del movimento di Grillo, forse non so se sono manco la minoranza. Ricolfi fa un pezzo straordinario, Ricolfi, dovete sottolinearlo, oggi sul Messaggero, in cui prende in giro Gualtieri, il ministro a cui Telese e Parenzo in onda chiedono: scusi ministro, ma ci sarà un debito al 170% fra un anno, 2 anni? Tra l'altro Dombrovskis dice a Fubini: guardate che tra poco le regole europee ritorneranno, non pensate che non ritornino, cioè il deficit entro il 3%, e che facciamo? Chiedono Telese e Parenzo al ministro Gualtieri, e Gualtieri gli dice, gli dicono o aumenti le tasse o riduci le spese, e lui dice no, c'è una terza ipotesi, sapete qual è la terza ipotesi? Geni, che non ci avevamo pensato, ridurre l'evasione fiscale.
Ricolfi se lo magna, se lo magna. Io ho goduto come un riccio. Spiega una roba che noi liberali abbiamo sempre detto: con l'evasione fiscale non si va da nessuna parte. E poi se veramente fosse un fenomeno e riducesse l'evasione fiscale, dice Ricolfi, quindi recuperasse un 7-8% del PIL, sempre che sia questa l'entità dell'evasione fiscale, noi avremmo una pressione fiscale della Madonna. E poi questa evasione fiscale recuperata non sarebbe per ridurre le aliquote degli altri, ma per ridurre il debito. Quindi è una follia. Insomma, da leggere assolutamente. Sulla sentenza del Cavaliere, ennesima lezione del riformista di Sansonetti a Travaglio, che vuole sempre fare il fenomeno, quello che c'ha il preservativo nella testa, che divide il neurone di destra nel neurone da sinistra, in quel preservativo c'è il codice di procedura penale. Quando apri un po' il codice di procedura penale e riesci a capire le cose, gli spiega oggi Sansonetti, beh, guarda che la prescrizione non era del 1° agosto per la sentenza del Cavaliere, è stata messa il 1° agosto. Il vero giallo è: hanno sbagliato apposta o hanno sbagliato per farla andare alla Camera, diciamo sotto il presidente Esposito, che poi abbiamo visto essere uno con 1000 pregiudizi nei confronti di Berlusconi. Beh, io l'ho trovato stupendo, così come stupendo è il feltrino di oggi sull'abuso d'ufficio. Si vuole cambiare questo abuso d'ufficio, alcuni non lo vogliono cambiare, e Feltrino si è calcolato, stupendo, sulla Stampa oggi, negli ultimi 2 anni, sapete quanti sono gli indagati per abuso d'ufficio? 18 indagati al giorno per abuso d'ufficio. Siamo abusatori di ufficio come se piovessero, oppure forse la legge non funziona bene. Il che vuol dire che su 13.000 abusati d'ufficio negli ultimi 2 anni ha chiesto, sapete quali sono stati condannati? Lo 0,76%, cioè praticamente nessuno si è riuscito a essere condannato, ma gli ha rovinato le carriere, ha perso tempo, ha ingolfato i tribunali, ha speso soldi pubblici per un regalo della minchia che continuiamo a perseguire in maniera assurda. Da leggere Gandola su Veronesi, il vincitore del premio Strega, toc toc! Oh, guardate che sono giurato dello Strega, com'è che vi siete dimenticati di me quest'anno? O sono io che devo pregare allo Strega di votare? Non lo so come funziona bene lo Strega. Gli anni scorsi mi mandavano libri, mi dicevano chi voti, chi non voto, il voto elettronico. Quest'anno niente, vabbè, Veronesi non l'avrei votato, ma non è questo il punto. Dice in un pezzo straordinario Gandola, beh, insomma, la cosa buona di questo politicamente corretto fatto in laboratorio com'è Veronesi, l'unica sua cosa buona, devo dire, è che almeno non ho fatto vincere Caro Figlio. Poi oggi sono i titoli su Veronesi, Repubblica in prima pagina, voglio tornare subito a scrivere, però poi si deve mettere d'accordo con l'altro giornale grande, Borghese Italiano, dopo l'impresa Strega mi do al cinema, beh, è una cosa straordinaria. Veronesi, nuovo eroe della scrittura italiana, Gandola lo tratta come deve essere trattato questo grandissimo scrittore che piace a quelli che piacciono. Legge sull'omotransfobia, già a dirlo mi viene l'orticaria, cucinata da Piroso, che certo non può essere considerato, voglio dire, un pericoloso razzista, omofobo o quello che volete voi, tutta da leggere oggi sulla Verità, la legge assurda fatta con questi criteri politicamente corretti che sembrano l'inizio del pezzo di oggi di Severnini, un po' di buonsenso chiede sugli Stati Uniti, proprio lui che ha alimentato, devo dire la verità, con questi liberal americani Dupal su tutte le grandi manifestazioni culturali, diciamo, americane. Ci vorrebbe un nuovo radical chic, cioè un Tom Wolfe che spiegasse veramente cos'è l'America a questi 4 cialtroni che si inginocchiano, ma in realtà quello che cercano è di fottere una borsetta di Hermès. Ciao.